La politica nissena si mostra unita per i giovani. È stata infatti approvata all'unanimità la mozione che a Caltanissetta dà maggiori opportunità a chi la sceglie come città per i propri studi universitari e non solo. Una mozione nata da una petizione popolare avanzata dal circolo Guido Faletra del PD che prevede sale studio e di co-working, quindi spazi condivisi anche per lavorare. Si potrà accedere alla biblioteca Scarabelli anche oltre le ore 18 e con orario continuato. Gli studenti universitari in città potranno utilizzare il trasporto pubblico gratuitamente e inoltre per il bilancio partecipativo sarà esteso loro il diritto di voto e le eventuali proposte per il bilancio partecipativo potranno essere presentate anche da studenti e studentesse che pur non essendo residenti in città sono iscritti a corsi di laurea attivi proprio a Caltanissetta. Così vogliono favorire l'emergere di idee e progetti nuovi. Si guarda quindi al futuro, anche nella mozione si punta alla promozione di un confronto continuo e costante tra consorzi universitari, le rappresentanze del mondo dell'imprenditoria e del sindacato per creare laboratori di ricerca applicata che sostengano lo sviluppo economico del Nisseno. L'abbiamo detto, l'abbiamo fatto. Una proposta nata e discussa presso la sede del Circolo Faletra, diventata patrimonio comune di tutto il Partito Democratico di Caltanissetta, è stata votata ieri all'unanimità dal Consiglio Comunale di Caltanissetta, con una mozione presentata dalla consigliera comunale Annalisa Petitto, del PD. Abbiamo discusso questa proposta presso la sede del circolo, l'abbiamo trasformata in una petizione che ha raccolto oltre 200 firme, che è diventata una mozione consiliare presentata dalla nostra consigliera e che è stata votata all'unanimità da tutti i consiglieri comunali, che ringraziamo. Insomma, potremmo utilizzare questa storia per una bella lezione di educazione civica da presentare ai ragazzi e alle ragazze delle scuole di Caltanissetta, perché in fondo la politica si fa così.